Ed eccola qua la nostra prima pizza di questo sabato sera. Margherita con bufala e provola affumicata. Ragazzi, buongiorno. Campania, zona rossa, significa soltanto una cosa. Ritorniamo a fare le pizze in casa. Iniziamo dalla base. 1 chilo di farina. Io ho fatto 600 grammi di farina 00 e 400 grammi di farina Manitoba. Aggiungiamo quindi 2,5 grammi di lievito secco ed iniziamo a mescolare. Aggiungiamo i primi 550 grammi di acqua, il resto lo riserviamo per la fine. Aggiunta l'acqua, mescoliamo e facciamo assorbire. Una volta assorbita l'acqua, aggiungiamo 25 g di sale e continuiamo a mescolare. Una volta aggiunto il sale, aggiungiamo la restante parte d'acqua a filo, un poco alla volta, e continuiamo a mescolare. Dopo aver aggiunto il resto dell'acqua a filo ed aver lavorato il nostro impasto anche a mano all'interno della ciotola, ecco come si presenta. Adesso lo faremo lievitare per un'ora a temperatura ambiente e coperto con pellicola. Dopo un'ora, ecco qui il nostro impasto, adesso andiamo a fare il primo giro di pieghe. Così molto delicatamente. Quindi abbiamo fatto il primo giro di pieghe, copriamo con ciotola per 15 minuti. Dopo 15 minuti siamo pronti per il secondo giro di pieghe. Eccoci qua, adesso mettiamo da parte il nostro panetto, prendiamo una ciotola ben oleata, mettiamo dell'olio sopra il nostro panetto, massaggiamo con le mani. Una volta coperto con pellicola, lasceremo lievitare il nostro impasto fino a 3-4 ore prima di infornare, quando andremo a fare i nostri panetti. Dopo 4 ore, eccolo qua il nostro impasto, guardate com'è cresciuto. Adesso andremo a realizzare i panetti. Eccoli qua i nostri panetti, signori, nella pellicola trasparente. Adesso li lasceremo lievitare nuovamente fino ad un'ora prima di infornarla, quando andremo a stenderli nella teglia. Eccoci qua, un'ora prima di infornare, abbiamo steso i nostri panetti nelle teglie e siamo pronti per un grande sabato sera di pizza fatta in casa. Prima di farcire, inforniamo per 10 minuti al massimo della temperatura a forno ventilato. Dopo i primi 10 minuti di cottura, facciamo a piacere, in questo caso abbiamo fatto una splendida margherita con bufala e provola. Andiamo quindi a cuocere per altri 10 minuti, sempre massima temperatura, forno ventilato. Eccola qui la seconda nostra creatura: broccoli e salsiccia, provola, mozzarella di bufala, la salsiccia ovviamente macelleria da Enzo.
Terza pizza, una delle nostre preferite, signori. Tunno di callipo e cipolla rossa di Tropea. Guardate qua, che profumino. Quarta pizza, ragazzi, sì, siamo alla quarta pizza e c'è anche la quinta. Abbiamo una bella patate e funghi. Guardate qua, che carina. E che è una pizzeria? Ed eccola qui l'ultima, ma non per importanza, anzi un grande classico, bianca al cotto con tanto tanto basilico, signori.